Ragazzi, prendete, gioitene tutti dopo un RS38 nello stand Mister 911. Cosa vi avevo detto? Che il Turbo S che avevo visto qui presentato proprio al Motor Show di Bologna ormai era quasi uguale. C'è un Turbo S anche qua. Oddio, che colpo, che tuffo nel passato. Mamma, come godo. Oddio. La magia. Mamma mia, che meraviglia, mi sento male. La bellezza. Sì, no, qui ci sono delle macchine meravigliose. Se ci si Italia, vogliamo parlarne, ragazzi. No, vabbè, che mezzo, ma mi sento male perché qua ne vogliamo parlare. Dai, ne vogliamo parlare. Ma è qui che abbiamo vinto. Vediamo. Anche lo stand dell'Asi, che ancora non ho visto. Vieni, Stitch. Vieni, amore. Che è, amore? Non lascio. Allora, Asi. Grazie. Dovevo salutare Vittorio. Allora, voi volete sapere dov'è la mia Rover 75? La Rover 75 è in mano ad una delle persone più eminenti nel campo delle auto storiche in Aspetta che Italia. mi metto la giacca, aspetta. Vittorio Grande! Come Ho stai? sentito la parola Rover, mi sono subito allertato, mi sono messo Benvenuto. sull'attenti. Benvenuto sul canale, è un po' che dobbiamo vederci, non ti preoccupare, lo tengo io. Bene. Allora, Vittorio mi ha chiamato qualche giorno fa. Mi fa, Harry Bruce, mi fa, nei video della Rover non ho capito bene cosa hai fatto alla pompa della benzina. Io gli ho spiegato tutto e mi ha fatto un attimino un recap su quello che è accaduto da un anno che hai la Rover. No, è perché io ho sentito il bisogno di fare questa domanda, Enrico, perché io la macchina la uso giornalmente e occasionalmente, almeno una volta al mese, mi capita di fare anche dei 700-800 km per le mie trasferte e così. Quindi, siccome tempo fa io avevo un turbo diesel e l'unico guasto che ebbi fu la pompa d'alimentazione, gli dissi: ma tu è stata cambiata? Perché lui sembrava nel filmato che ci fosse stato qualche problema nel ricambio non Bravo, originale. esatto. E allora invece lui mi ha rassicurato: guarda, che era solo questione del galleggiante. Il galleggiante non è che ti lascia piedi, insomma. E quindi io continuo a usarla con la massima soddisfazione. Quanti chilometri hai fatto da quando te Ho l'ho fatto data? 10.000 km da quando l'ho. No, ne aveva 76.000, ne ho 89.000 ed è poco più di un anno. Ma hai avuto problemi, qualcosa? Zero, zero, assolutamente. Era della Assolutamente pompa, me l'hai zero. chiesto per tua Per sicurezza. sicurezza, perché ho detto io continuo a girare, non ho neanche cambiato l'olio perché l'aveva fatto lui. Sì, ho fatto tutto. E quando ho detto adesso, poi tra l'altro c'è quello che segnala l'italiano, continuo a usarla, dico così senza pensieri, eccetera, e allora comincio a pensarvi, perché sono comunque a 23 anni. Allora, ma nessunissimo Hai problema, messo solo benzina. assolutamente, assolutamente. E Che neanche grande. tanta, 12 km con un litro. Anch'io quando te l'ho portata giù, ho fatto anche, sai che forse sono riuscito a fare anche qualcosa in più. Io ho il piede leggero, sempre avuto, però anche nei giri corti, così mi stabilizzo sugli 8 litri e mezzo per 100 km. Ecco, insomma, meno del 12 cilindri accanto alla quale l'hai Vabbè, messa, eh? insomma. Non dico niente, non diciamo niente, per l'amor Non di diciamo niente, però le assomiglia. Dio. Se, Bene, sembra, qua, bene. sembra quasi la sua scialuppa. Ben ben gli assomiglia. Allora, ragazzi, Vittorio, grazie mille. Grazie per averti il piacere di averti rivisto, speriamo di Piacere tenerci in mio. contatto. Volevo presentarvi, ve l'avevo detto qualche volta, lo vedrete sul canale. Vittorio adesso è capitato qui per caso, siamo all'Asi, all'Asi Village. E allora mi aveva avvisato con una telefonata che lui era qui e sono contento di avervi fatto dire dalla sua viva voce quanto sia contento della Rover. Fidatevi di Enrico. Grazie, miglior pubblicità non potrei ricevere. Grazie mille, Vittorio. Un Grazie saluto. Come va il mondo dell'auto storica? Il mondo va molto bene, diciamo che dal punto di vista delle valutazioni c'è un momento di riflessione che peraltro credo che Sia doveroso. fosse auspicabile, però io credo che sia una cosa, come posso dire, transitoria, perché le macchine veramente ben restaurate o conservate non possono calare molto di prezzo perché
i restauri aumentano mese dopo mese, quindi se uno compra un veicolo già perfettamente restaurato in maniera conforme all'originale deve rassegnarsi a pagarlo molto. Ho come l'impressione che, come succede sempre quando c'è qualche piccolo segno di cedimento, la clientela aspetti nella speranza di risparmiare chissà che, ma ecco, questa secondo me, questa secondo me aspettano in vano, perché poi le macchine sono in mano a gente che non gli scotta, hai capito? Quindi non è che ce l'hanno sul garganozzo che debbono vendere. Certo, è vero. Io vedevo macchine in vendita a prezzi elevati, non stratosferici, non si vendono, però uno se la riporta a casa, insomma, non è che... Va bene, Vittorio è veramente una persona estremamente pertinente, avremo modo di incontrarci ancora. Hai un sito, tra l'altro, molto bello, che è... Perito Auto d'Epoca, purtroppo non riesco a tenerlo molto aggiornato. Però quello che c'è sopra è molto interessante. Ti ringrazio. Peritoautodepoca.it.com. Ci vediamo prossimamente, magari a casa sua, vediamo, chi lo sa. Grazie. Grazie. Ciao Vittorio. Ciao, ragazzi, 4.000 ore nella stessa fiera non l'ho mai visto. Ora guardate qui un altro pasticcino di categoria. 5.000 tragitti strada, raga. Grande Giotto. Grande Giotto. Va bene, andiamo avanti. Qua gli sparo due foto anche. Ciao Gilby. Giorgio Brivec, Daniele Cavallini, test di Roberto Rossi. Ciao Daniele, benvenuto sul Bruce Garage. Ciao Socrate, già lo conoscete, ma di Motor Valley. Paolo, ormai è di famiglia, è dal 2016 che lo vedete sul Bruce Garage. Paolo. I salvapelle, salva anche imbottiture da quest'anno. Allora ragazzi, qui c'è un libro interessantissimo che adesso Daniele mi sta usando la mega enorme gentilezza di firmarmelo. Te lo firmo sulla pagina iniziale dove ci sono già con il mio grazie. Grazie mille. A Giorgio Brive, che è una persona eccezionale che purtroppo non è qua per ragioni di salute, ma persona eccezionale. Il libro va letto per saperne di più. Allora io mi leggo il libro, perché questo libro... mi fai un riassunto della storia di questo libro? Che è bellissima. Guarda, ti faccio un riassunto. La leggo. Mettiamo anche questo qua. Ah, vuoi dirtelo, leggerlo tu, dai. Allora... Ah, è quello con la prefazione di Siegfried Storr, certo, allora avevo letto qualcosa. Okay, lui, Giancarlo Minardi. Giancarlo Minardi, e certo. Poi ci siamo cascati dentro con una intervista anche a Brenda Vernor. Chi è, scusa, che non la conosco? Segretaria di Enzo Ferrari. Ah, la signora segretaria, la famosa segretaria che è ancora viva. Una donna fantastica, certo. Non era ancora viva, che è una giovincella. Ci avrà 90... È appena maggiorenne, 19. Allora, Brivec, cosa ne pensa di questa GT? La passione che domina i ricordi di Giorgio Brivec, collaudatore segreto per Enzo Ferrari, e di Daniele Cavallini, collezionista di oggetti dal mondo delle quattro ruote, che ama alla follia. Ad ascoltarli una scrittrice, Roberta Rossi, che ha trasferito su carta le loro parole. Che è lei, Roberta Rossi, eh? Buonasera, Roberta. Lei è Roberta. Grazie per aver trascritto le parole. Il dialogo tra i due conduce i lettori a esplorare un universo che è rimasto intatto nei cuori degli appassionati e di tutti coloro che, sentendo il rombo di un motore, continuano a emozionarsi. Ma che bello! Sono convinto che ti piacerà. Grazie mille, Daniele. Non l'ho mai raccontata, che tocca per un lungo periodo, dal 73 all'88, anche Enzo Ferrari. Sono gli anni in cui è stato molto, molto vicino a Giorgio Brivec, e Giorgio Brivec è stato il suo collaudatore, non della Ferrari. Il suo? Il collaudatore di Enzo Ferrari. Poi questo signore, che oggi ha 78 anni, di Bergamo, molto molto riservato, molto, che io conosco da qualche anno, ha deciso finalmente che valeva la pena raccontare questa storia. Ha delle lettere bellissime che gli ha scritto Enzo Ferrari, ma mi ha detto, finché io sono qua, queste non si possono pubblicare. Me le ha fatte leggere, ma... Che uomo! Però è fantastico. Che dignità, che serietà. Sì, è un uomo d'altri tempi, Giorgio. Che bello, ragazzi. Fammelo vedere, Giorgio, dai, così gli diamo anche un mezzo volto, fa vedere. Ma un po' si intravede? Grazie, Giorgio, per questo libro. Grazie, Daniele, soprattutto, grazie, che sei qua. Ti ho appena conosciuto, me l'hai anche omaggiato con una dedica. Corro a leggermelo, torno in treno, me lo ciuccio tutto in un'ora. E poi mi farai sapere com'è il libro,
ho deciso di sponsorizzarlo con la mia azienda, quindi se vai online troverai anche il mio sito, troverai i miei riferimenti. Di cosa vi occupate? Efficienza digitale in produzione? Ah, ok, perfetto. Software per aziende di produzione in generale, non solo produzione, controllo di gestione, però specifico per aziende di produzione. Bravo, grazie per aver... piccole e medie imprese del territorio emiliano. Anche tu aderisci al cioè, certo, partner certo, di Gran Maede in Motor Valley. Come si fa a diventare partner di Socrate? Cioè. Anche perché poi Socrate ti paga per essere partner. No, ma poi è troppo simpatico. No, questa è fake news. Abbiamo appena fatto il record. Allora, Daniele, in bocca al lupo anche per questa avventura. Grazie. Grazie mille. Dove lo possono trovare? Amazon, librerie. La settimana prossima Amazon, sul sito dell'editrice Terra Cariche, che troveranno, e quindi su TM si trova. Il sito esatto è qua, così lo possiamo anche far vedere. Guarda. Edizioni Terra Maricue. Maricue, bravo. Punto it. Bravi, grazie per aver convinto allora Giorgio a parlare. Grazie. Non vedo l'ora di leggere. Ciao Daniele. Grazie.